Tuttavia, reputo che questa mia scomodissima posizione è la figlia di politiche che mi eredito dal passato, che eredito dal passato. È pur vero però che, per esempio, i dipendenti pubblici, l'esempio del terremoto è calzantissimo, non c'è un contratto rinnovato da 8 anni, noi li abbiamo mazzolati come dovevamo purtroppo perché siamo in piano di rientro, non hanno battuto ciglio, hanno lavorato senza guardare l'orologio, senza guardare se fosse sabato o domenica, senza guardare un turno la notte, è una cosa meravigliosa. Una regione impeccabile da questo punto di vista, non abbiamo ricevuto una critica e questo veramente un plauso ai lavoratori della regione che sono stati bravissimi dalla sanità ai servizi sotto tutti i punti di vista. Quindi dico che su quel versante lì si può e si deve fare molto. Noi come regione siamo, diciamo così, svantaggiati da questo punto di vista perché ci possiamo occupare soltanto, diciamo così, della contrattazione decentrata. Abbiamo bisogno di un nazionale un po' più forte e quindi aspettiamo che sul piano nazionale si sblocchi un po' la situazione, perché noi viviamo anche di quello, cioè di, come dire, politiche acquisitive che si possono fare su un altro versante. Noi in questo momento non lo possiamo fare e per me, vi assicuro, è un dolore perché vorrei tanto premiare il merito e dare delle regole certe anche ai lavoratori dipendenti che hanno il diritto di avere, diciamo così, sviluppi di carriera migliori di quelli che gli abbiamo riservato. Detto questo, vi dico che il presidente Zingaretti sta facendo un grandissimo lavoro, Michele, io so che tu lo incontrerai e questo, ecco, possiamo adesso guardare al futuro con gli occhi positivi. Quando ci siamo insediati non era così e si può dire che c'è stato un prima e per fortuna c'è un futuro e c'è un dopo. Grazie a tutti.